Sì, io ritengo che trincerarsi dietro l'essere donna quando si riceve un attacco politico in merito appunto a dei fallimenti politici sia piuttosto stomachevole. E questo, tra l'altro, questo atteggiamento rafforza le discriminazioni in questo paese, perché così facendo io un domani dovrei evitare degli attacchi politici, parlo di attacchi politici, nei confronti di un ministro donna per paura di essere accusato di sessismo. Quindi non accuserei politicamente una donna e non la tratterei quindi come un uomo, compiendo un atto di discriminazione. È una difesa ridicola di una persona che 2 anni fa, prima appunto del mio intervento, disse nessuna corsia preferenziale. Oggi si scopre per l'ennesima volta, dopo l'intercettazione del padre della Boschi che parlava con i vertici, con consoli, dicendo domani ne parlerò con mia figlia, dopo il summit che venne fatto a Laterina tra consoli, quindi i vertici sempre di Veneto Banca, i vertici di Banca Etruria, presente il ministro Boschi che era diventata ministro da poco per parlare appunto di banche, oggi in attesa poi della deposizione di Ghizzoni sappiamo che la Boschi che diceva 2 anni fa io sono al di sopra di ogni sospetto perché non partecipai ai consigli di ministri che si occupavano dei banchi, in realtà faceva il giro delle 7 chiese per parlare della banchetta riconducibile alla sua famiglia. Se non è conflitto di interessi questo, cos'è? Si è comportata come una cancellieri qualsiasi, la quale l'ex ministro della giustizia telefonava nei vertici delle carceri per chiedergli un trattamento di favore ai familiari della famiglia Ligresti, suoi amici. E la Boschi all'epoca disse: qua non si tratta appunto di indagini, ma si tratta di una questione politica. Ecco, politicamente la Boschi si sarebbe dovuta dimettere 2 anni fa quando il Movimento 5 Stelle presentò quella mozione di sfiducia. Oggi è di una debolezza incredibile, appunto, anziché rispondere perché non sa che cosa dire, dice appunto che gli attacchi sono sessisti. Ma di che? Ma che io non ho fatto attacchi relativi al conflitto interessi a Berlusconi, è la stessa identica cosa. Quindi secondo lei non era una preoccupazione, ma era una pressione diretta? La Boschi era un ministro per i rapporti del Parlamento, con il Parlamento, non era un ministro dell'economia, delle finanze. Uno. Due, è la figlia del vicepresidente della banca sulla quale parlava e sulla quale chiedeva, per la quale chiedeva un intervento, comunque esprimeva una preoccupazione, cioè mi spiego, è piuttosto chiaro, cioè lei che appunto in Parlamento disse che aveva avuto una condotta trasparente, nessun favoritismo, nessun conflitto di interessi, nessuna corsia preferenziale, ha avuto il potere di telefonare appunto al presidente di Consob, autorità indipendente, di farsi ricevere, di andare a Milano e di esprimergli perplessità sulla banca riconducibile alla sua famiglia, dove il fratello lavorava come ruolo dirigenziale. Lei era una piccola azionista, ma non mi interessa, e ancor di più il padre era vicepresidente della banca stessa. Questo è il conflitto di interessi totale, cioè totale. Per 20 anni è stato questo il fulcro del conflitto di interessi, l'accusa che viene rivolta dal Partito Democratico a Berlusconi. E oggi si comportano nello stesso identico modo, dicendo che non hanno violato la legge. Ma qua il Movimento 5 Stelle, mica 2 anni fa, ha presentato un esposto in procura, ha presentato una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Boschi, in palese conflitto di interessi e soprattutto bugiarda di fronte al paese intero. E ieri ha ammesso per la prima volta comunque di essersi incontrata con Ghizzoni, per cui evidentemente sa e già teme la futura deposizione in commissione banche di Ghizzoni. Questi sono i fatti, si dovrebbe dimettere all'istante e mi rivolgo al Presidente del Consiglio Gentiloni. Dato che fino a prova contraria sarà ancora per un po' Presidente del Consiglio e si andrà al voto, qui ne va della credibilità di un paese intero. Dovrebbe intervenire immediatamente Gentiloni, intimando le dimissioni appunto al Ministro Boschi, perché ne va della credibilità del paese intero. Presenterete una mozione di sfiducia individuale se non si dimetterà? Non lo so perché siamo a fine legislatura, no? Io credo che la mozione di sfiducia gliela faranno gli elettori tra qualche giorno, mi auguro molto presto. Una mozione di sfiducia totale, totale, perché è franato il renzismo sulle banche. Io sono oltretutto orgoglioso di aver spinto insieme ai miei colleghi 2 anni fa per quella mozione. Io mi ricordo, no, l'arroganza dei renziani, è stato un boomerang perché la mozione è stata bocciata e compagnia bella. In realtà il castello di questo giglio magico ipocrita e piuttosto torbido è franato appunto su questo sistema familistico con
connesso appunto al sistema bancario. Sono 2 anni che li abbiamo inchiodati su queste responsabilità e oggi finalmente esce fuori l'ennesima prova, ma non sarà l'ultima, del coinvolgimento e del conflitto di interesse che c'è tra il renzismo, il sistema bancario e tra la Boschi figlia, appunto, Boschi padre, Banca Etruria, che ha tentato in ogni modo di salvare, sulla quale intervenire, favorendo qualcuno e sfavorendo qualcun altro. Guardate che un ministro che alza il telefono e chiede un incontro già fa una pressione, perché non è un comune cittadino, è un pubblico ufficiale. E come appunto diceva Borsellino, i politici non soltanto devono essere onesti, ma devono apparire come tali, devono essere trasparenti, e lei non è trasparente per nulla, ma il paese intero se ne è accorto. La difesa che ieri ha avuto è la classica difesa di chi non sa dire nulla e si nasconde dietro il suo essere donna, veramente un atteggiamento questo discriminatore. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie.